Allora, slalom di Serra Stretta, sudato. Sudato, diciamo, bellissima gara, nonostante il tempo aveva fatto i capricci stamattina, però mi sono divertito con il mio rivale qui. Cosa devo dire? Mi ha superato per 7 decimi, ha vinto lui per 7 decimi, ma sono... Parliamo di Attilio Paese, dai. Sì, di Attilio Paese. Ma mi sento vittorioso ugualmente perché con la macchina, col mezzo che sono arrivato... Basta solo guardare un attimino il suo storico e racconta proprio tutto. Oggi ho sentito che ha fatto veramente molta, ma molta fatica la macchina. E va bene così. Chiudiamo finalmente questa stagione del Challenger Calabrese. Ho vinto sto Challenger e cosa voglio di più?
Arrivederci al prossimo anno con una bella rinfrescatina che se la merita. Ci, la ci vuole il rialzo della macchina. Bravo, è la cosa più bella che non ci ha lasciato mai per strada. Ha tagliato sempre il traguardo, la linea d'arrivo, e adesso voglio ringraziare soprattutto tutti quelli che mi hanno sostenuto, tutti gli sponsor, se gentilmente riesci a fare un attimino il video. Savatteri Costruzione, l'Officina Rotondo Marco, Rotelle Infissi Antonio e Domenico, il gruppo Astorino che ci ha sostenuto dall'inizio fino alla fine, Getto Gomme e AGS dell'architetto Zurzolo, e poi ci abbiamo Cardamone di materiale, poi non qualcuno a Parisi, ci abbiamo Parisi Tecnologie, Pino Elettrato Bruno e l'ultimo più fresco, Signorelli Marmi. Spero di non aver... chapeau! Chi vuole andare a mangiare la pizza da chapeau si mangia benissimo sia alla Mezza Termica che a Catanzaro Lido. Cosa dire, grazie a tutti di nuovo e arrivederci al 2023. Grazie Domenico Marchio, a te, grazie. Con la classe 1004 del gruppo Racing Start, secondo classificato Marchio Domenico, primo classificato Paese Attilio. Bravo! Bravo Marchio! Bravo!